Illustrato questa mattina a Sassari il bilancio sull'attività del comando provinciale dei carabinieri di Sassari. Ce ne parla Emanuele Floris. Estate intensa per i carabinieri del comando provinciale. Il report sull'impegno dei militari dell'arma è stato illustrato stamattina nella sede sassarese di via Rockefeller. È un bilancio di un'attività sicuramente impegnativa per il comando provinciale di Sassari, che ha garantito una fruizione di una serena estate tranquilla per i turisti che hanno comunque assiepato le coste della Sardegna nella provincia nord. I controlli e gli arresti dei militari hanno potuto contare anche sull'arrivo di ulteriori forze da parte del comando generale dell'arma, che hanno contribuito ad aumentare la sicurezza percepita con personale in uniforme, quanto anche servizi fatti in borghese, chiaramente per la repressione di alcuni reati un attimo più particolari, penso allo spaccio di sostanze stupefacenti, indistintamente poi reati contro il patrimonio, furti, scippi. Nel bilancio di periodo festivo non rientra l'attacco alla Mondialpol di giugno. È chiaro che lì ci sono delle prospettive diverse e delle esigenze diverse, anche approfondimenti evidentemente molto più strutturati che mal si conciliano con un'attività diciamo episodica. L'obiettivo dei carabinieri rimane sempre lo stesso al netto delle emergenze, è dedicato alla popolazione. Garantire loro la fruizione della libertà, delle loro libertà, dei loro diritti, delle proprietà private e chiaramente anche quello che può essere un controllo del territorio anche rispetto di tutte quelle norme, regole, a partire dal codice della strada alla civile convivenza in genere.